Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo, benvenuti nel mio piccolo laboratorio. Oggi farò un micro video in cui farò vedere la compatibilità delle batterie dell'avvitatore a percussione, il modello PHSSA 12LIA1, lo smontagomme praticamente a batteria ibrido che funziona pure con il cavo per accendisigari, e vedremo la compatibilità di questa batteria con la piccola smerigliatrice angolare ricaricabile, sempre della Parkside, che finora ha funzionato solo con la sua batteria. Questo per ora funziona, batteria carica. Questa funziona con batteria carica. Proviamo a scambiare le batterie, quindi tolgo la batteria da qua, la metto nella smerigliatrice e vediamo se funziona. Funziona perfettamente, ovviamente anche l'avvitatore a percussione funziona con la batteria della smerigliatrice. Vediamo se hanno la stessa sigla. La sigla è la stessa, PAP12LIA1, quindi sono entrambe da 2A, 12 volt. Queste sono compatibili. Adesso vediamo se la smerigliatrice funziona con l'accendisigari, perché se abbiamo bisogno di utilizzarla dove non abbiamo corrente elettrica, ma abbiamo in prossimità, nei paraggi, la macchina, possiamo utilizzare a questo punto il cavo. Andiamo in macchina e facciamo la prova. Ok ragazzi, siamo in macchina. Proviamo, ho già collegato ovviamente scusate, sta scivolando il telefono perché c'è il motore acceso. E quindi scivola piano piano. Ho collegato l'alimentazione dell'accendisigari alla batteria ibrida e proviamo se funziona così. Quindi, se abbiamo bisogno in auto, colleghiamo la nostra piccola smerigliatrice e possiamo lavorare anche con col caricabatterie, con la batteria ibrida dello smontagomme. Sicuramente andrà bene anche per altri utensili, però siccome la batteria di questa e dello smontagomme sono compatibili, io ho azzardato a fare la prova solamente con questo utensile. Sugli altri per adesso non lo faccio. Va bene. Ciao ragazzi, grazie per aver visto questo video fino in fondo. Ci vediamo per le prossime recensioni, le prossime prove. Tutto quello che mi viene in mente che riguarda sia Parkside che altri marchi che il fai da te, lo condivido con voi. Ciao da Riccardo, ci vediamo alla prossima.